Tutti i risultati raggiunti dalle donne sono stati molto sofferti. Le donne percorrono una strada in salita, ma è importante affrontare le difficoltà non sentendosi mai un uomo di serie B. Le collezioni degli uomini sono veramente meglio di quelle delle donne. No, non è vero, è una bugia. Beh, e quali sono le capacità necessarie a fare bei vestiti? Beh, senti, intanto tu devi amare questo lavoro, no? E poi devi avere un certo professionismo per farlo bene. E la creatività è maschile o femminile? La creatività non ha sesso, io trovo come la moda. È una cosa che tu hai dentro e che devi cercare di fare al meglio. Qui ho un piccolo segreto. In realtà è un tesoro che ho scoperto... Tesoro che ho scoperto una sera aprendo per caso questi cassetti, perché poi questa casa rivela parti di sé continuamente. E ho trovato le vecchie agende di mamma dal 71. No! Sì, allora, questa è la sua ultima agenda, che poi ti farò vedere, ma ho trovato una cosa veramente speciale. La sua agenda del 1978. E guarda cosa scrive, perché poi era sinteticissima, a differenza di me. Alle ore 14:45 è nata la mia piccola Lavinia. Oddio! Ci emozioniamo tutte e due. E molto spesso c'è la parola felicità, che era sempre nelle piccole cose, per esempio un pomeriggio a un mercatino, andare a mangiare il gelato insieme, vedere un tramonto, scriveva felicità e ci metteva un cuoricino vicino. Ce ne sono tantissime, appunto, dagli anni 70 ad oggi, e questa è l'ultima, che si ferma al giorno in cui è stata male. E la cosa che mi è più venuta naturale di fare è stato continuare a scriverla io. Quindi non c'è una pagina vuota su questa agenda, perché io l'ho portata fino alla fine dell'anno. Secondo me non era così tranquilla come poteva apparire di essere, perché era una donna estremamente intelligente anche, quindi un cervello molto attivo. Secondo me il suo segreto era Lavinia. Cioè Lavinia le dava quella serenità, quel senso di appartenenza, quella ragione per cui vivere. E le ricordava un grande amore anche. Ma la prima sfilata senza mamma io ero presente, me la ricordo. Ah, ecco, ho fatto solo una piccola scritta, Forever Mom. È stata durissima, qui ho scritto ce l'abbiamo fatta a batti 5, che è una cosa che facevamo sempre, di darci il 5 alla fine nelle nostre avventure, perché ne abbiamo fatte tante insieme. Tu pensi a lei tutti i giorni? Tutte le ore, non tutti i giorni.